Li ho fatti, li ho fatti. I calendari dell'avvento K-pop. Ciao a tutti, sono Barbara e questo che vedete sul tavolo, ok, state vedendo un sacco di materiale, ma è l'inizio di quello che sto per creare oggi, ossia il calendario dell'avvento K-pop. Quello di oggi ovviamente sarà a tema BTS, ne avrete capito, qui ho anche la mia mascottina Cookie, ma li realizzerò anche di altri gruppi. Non sono sparita, in questi giorni sto facendo un po' di shorts, ma pochissimi video orizzontali perché è quel periodo dell'anno in cui mi ci vorrebbero le... proprio dovrei permitosi, dovrei dividermi, moltiplicarmi e fare un sacco di cose. Però è un periodo dell'anno molto bello. E siccome qualcuno di voi forse lo saprà, qualcuno già l'ha preso, qualcuno li sta acquistando in questi giorni, io ho anche un e-shop, cioè ho anche un YouTube, è una parte della mia vita, ma anche un lavoro, e in questo periodo preparo i calendari dell'avvento, specialmente quelli creativi, da pasticciare, da creare, in cui potrete fare bigiotteria o altre cose carine. Ma questa cosa di farlo sul K-pop era un po' di tempo che avevo proprio voglia di farla, e ovviamente i vostri commenti sono stati molto incoraggianti. E io li ho fatti, adesso vi faccio vedere quello che ho pensato per uno, oggi vi faccio vedere quello di BTS, ma li farò anche di altri gruppi, ovviamente quelli che stanno di più Lara che conosco anche io, quindi sicuramente Stray Kids, Blackpink sicuramente, stavo pensando ITZY, Twice, probabilmente TXT e Hypen, non lo so, però per adesso mi terrei su questi. Potete anche scatenarvi nei commenti per chiedere quali sono i vostri gruppi preferiti. Comunque, Ovviamente voglio mettere un sacco di inclusioni carine, di cosine carine, ma ho anche delle inclusioni originali. cosa ci sarà? Ovviamente 24 bustine, 24 sorprese da aprire una per giorno fino al Natale, quindi dal 1° dicembre al Natale, oppure più di una se lo aprite dopo, insomma fate come volete voi. Dentro questo qui ci saranno foto, gadget e anche in ognuno almeno una inclusione originale. Per inclusione originale che cosa intendo? Guardate qua, un esempiuccino. Vi dice niente? Questo è un poster originale di Love Yourself. Ok, ma ci potrebbero essere delle altre cose, come ad esempio anche una photocard, per esempio una di queste. Guardate un po' cosa sto pescando da qui. Queste sono il Pop di Proof e sono assolutamente originali, quindi potrebbe esserci una di queste, oppure il poster, oppure qualche altra inclusione del merch ufficiale, tipo questa che appunto è ufficiale. Ho tantissime cose originali che saranno poi unite invece ad altre fan-made, ok, realizzate dalle mie manucce. Allora, andiamo a sistemare un pochino di queste cose, vi faccio vedere che cosa ci potrebbe essere. Allora, innanzitutto questa che è un top loader, assolutamente sì, perché serve per contenere, portare, custodire le vostre photocard migliori. Poi ci saranno sicuramente delle photocard fan-made, queste sono fan-made, quindi non sono del circuito originale, ma sono tutte quante su carta fotografica meravigliosa, sono fatte veramente benissimo e sono un po' diverse. Ovviamente possono essere, guardate che carine queste. Queste sono trasparentine, mi piacciono troppissimo. Sembrano il feed di Instagram o di qua c'è scritto Facebook, eccetera, però ognuna ha un membro diverso. E degli altri accessori, tipo ad esempio questo. Cos'è? Ma uno specchietto. Ciao, ci sono io dall'altra parte che riprendo. Ok, allora, per contenere le photocard, nulla di meglio di un piccolo albumino, porta photocard come questo, da personalizzare. Questo qui ha un sacco di spazietti per portare le vostre photocard che andranno ad abbellirsi con alcuni sticker che si troveranno appunto sempre uno in ogni bustina. Questo qui, guardate quanto è carino, sono tutti quanti i BT21 e il supporto che ho usato è un vinile metallizzato olografico che è bellissimo, cioè guardate quanto è sbrilluccicoso. Basterà inserirlo. Ora, ovviamente, io adesso devo fare tutto quanto il taglio. Basterà inserirlo, magari tagliati qua e messi un po' alla rinfusa dove uno vuole e abbellirsi la propria agendina. Oppure mettere uno di questi con il logo delle armi, degli armi. Qui ci sono degli altri sticker, ce ne saranno tanti, però adesso non vi li faccio vedere tutti perché non mi va di spoilerare troppo.
Ma vi faccio vedere invece che cosa sono questi bollini, ok? Questi bollini che diventeranno così, in realtà sono le basi per fare le spille. Adesso vi faccio vedere come le faccio e in ogni calendario dell'avvento ci saranno alcune spille. Nel caso dei BTS, sono 7 membri, metterò tutti quanti i BT21, così immaginate uno zainetto con tutte quante le spillette una dietro l'altra, che carino che diventerà. Prepariamole immediatamente. Ok. Servirà la nostra macchina per fare le spille, eccola qui. I supporti sono questi, che sono la parte dove va la carta, questi sono i retro e questi sono gli schermini. Procediamo, guardate quanto è carino, io adoro farle, mi piace un sacco. Allora, si mette questo, così, poi si mette questo, in questo modo. Bisogna mettere uno schermino, in questo modo, mi posiziono. Metto il retro da quest'altra parte. Ops, si è girato. E non girarti. Così. E voilà, questa è la prima. Ovviamente questi vanno ritagliati tutti. Guardate che carine, potrebbero uscire con i BT21 oppure con i visi, con proprio i membri del gruppo, ma oppure con il logo. Sorprese, non vi dirò tutto quello che c'è nel calendario per non togliervi appunto la sorpresa. Queste le poggiamo qui, ovviamente mi avete visto nel video prepararle in pochissimi secondi, ma c'è dietro tanto tanto lavoro per ognuna. Questo è un portachiavi, c'è sempre Cookie, qui c'è Jungkook, ma probabilmente metterò il logo dei BTS, saranno tutti quanti diversi, in genere metto una foto del gruppo e il logo come questo delle ITZY. Più o meno sarà così, la forma cambia sempre, ce l'ho ovali, ce l'ho a cuoricino, ne ho tantissimi e li farò tutti quanti molto carini. Qui c'è un'altra sorpresa che troverete, è un foglio di adesivi, un foglio di sticker con i vari membri. Ok, mettiamo questo qui, sarà ogni volta differente, potrebbe esserci questo tipo di adesivi oppure altri, ogni volta cambierò. E non vi ho fatto vedere questo, vi ho mostrato prima il top loader, però non vi ho fatto vedere questa bustina. Questa è La trovate solo qui perché sono fatte tutte interamente a mano in vinile glitterato. Quindi quello che ho voluto mettere in più rispetto ad altre cose che si trovano in commercio è proprio alcuni oggetti che potete trovare soltanto qui perché sono veramente interamente customizzati. Allora, qui ci sono le varie photocard, ovviamente le potrete mettere in questo libricino. Qui c'è tutto il riepilogo di quello che trovate. Sticker ve ne metterò un bel po', oltre a quelli fatti da me in vinile super metallizzato. Insomma, ci sarà veramente tanto da fare. Le bustine saranno, cioè tutto questo che vedete sarà tutto imbustinato, quindi troverete le 24 bustine con dentro ogni giorno una sorpresina, quindi un giorno una spilletta, un giorno uno sticker, un giorno una cosa, in modo che potrete avere il gusto e la sorpresa. Quindi magari c'è qualcuno che ama i BTS, ma non sta guardando questo video e volete fargli una sorpresa, l'effetto sorpresa ci sarà e come. Per esempio, parlando di inclusione, ne ho una che voglio infilare in uno di questi calendari, non so a chi capiterà, è uno slogan. Gli slogan sono delle strisce di carta che vengono messe sui seggiolini ai concerti, in modo che il pubblico in determinati momenti possa tirarle su e fare delle scenografie. E io ne ho una di un concerto di Parigi e molto probabilmente la inserirò in un calendario, quindi non so a chi capiterà, però insomma ho delle inclusioni veramente belle, veramente rare, quindi sarò contenta di far contento qualcuno di voi nei calendari. E questo era il calendario BTS. Volete il video anche degli altri gruppi?
Non lo so, adesso io mi organizzo, ma probabilmente lo farò in questi giorni. Ovviamente devo correre perché è una corsa contro il tempo, i calendari vanno sempre fatti molto prima, anche se onestamente non è detto che chi li riceva debba per forza aprirli giorno per giorno. Io so che molti li aprono tutti insieme, quindi non è detto. Molto probabilmente magari cambierò dopo dicembre, li farò diventare dei Christmas pack con dentro appunto tipo delle box piene di sorprese. Insomma, ci si lavora sopra. Spero che vi siano piaciuti. Commentate, ditemi cosa ne pensate, ditemi se è una cosa che vi è piaciuta, non soltanto perché deve essere acquistata, ma anche se vi è piaciuto guardare una cosa del genere, se sapevate come si creavano le spillette o altre situazioni. Insomma, comunicate con me nei commenti e io vi risponderò. Ovviamente vi metterò un cuoricino. Un bacio, ragazzi, ci vediamo al prossimo video e continuate a iscrivervi. Da quest'estate siete aumentati un sacco. Bentornati a quelli che ci hanno ritrovato, soprattutto grazie agli shorts, perché vedo che sta entrando gente dagli shorts, e grazie ai nuovi iscritti. Sempre molto importante che voi vi iscriviate ai canali che amate e che, perché è il vostro modo di supportare. Io ho attivato anche il super grazie o altre cose, però ragazzi veramente non vi chiedo mai niente, non sono di quelli che sono lì a dire donate, non lo farò mai perché se mi guardate e siete contenti e lasciate like, per me è una figatona. Ciao ragazzi!